Salve a tutti e ben ritrovati da Gianluca Virgilito a questo appuntamento con il notiziario regionale. Il comune di Milena diventerà zona rossa. Lo ha stabilito un'ordinanza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, pubblicata nella giornata di ieri. Le misure restrittive rimarranno in vigore fino al 4 gennaio 2021. Ascoltiamo adesso la nostra intervista esclusiva al sindaco del comune nisseno, Claudio Salvatore Cipolla. La situazione nasce sia da una lettera, anche da un consiglio da parte dell'ASP, in seguito al continuo aumento dei casi positivi presso il comune di Milena. Praticamente la settimana scorsa abbiamo registrato una serie di un'impennata di rapidi presso i laboratori d'analisi, perché la gente è con senso di responsabilità nel momento in cui, essendo la cittadina un po' piccolina, appena si sente dire che c'è un positivo, quindi chi ha avuto dei contatti o comunque ha avuto dei rapporti, in maniera precauzionale o in maniera autonoma è andato a farsi il tampone. Da lì, in questa settimana, tra il 16 e il 18, abbiamo registrato un'impennata anche confermata dal molecolare dell'ASP. Quindi poi, in seguito alla lettera dell'ASP, io ho chiesto al Presidente di chiudere in modo da cercare di bloccare anche questa situazione. Cioè, dal report e ASP se si portavano una cinquantina, ma dovremmo essere con un numero un pochettino maggiore. Io ne ho contati fino all'altro ieri un 65, quindi saranno 65-70 positivi, sempre se arrivano la conferma dei molecolari fatti ieri, perché ieri hanno fatto altri 10 tamponi, comunque una cosa del genere. Anche se ieri abbiamo rilevato la guarigione di alcuni concittadini che già erano da 30 giorni in isolamento. Io il messaggio che gli ho dato sempre, noi puntualmente ogni giorno periodicamente faccio un video, il messaggio è di stare tranquilli, di continuare a rispettare le regole. Devo anche ringraziarli per il loro comportamento, anche se per avere questa esplosione sicuramente qualche positivo incolpevole circolava, ma qui non possiamo dare la colpa a nessuno, visto che non è chi è asintomatico non può addossarsi la colpa di quello che è capitato. Quindi l'unica cosa che mi sento di dire è che tutti assieme guardiamo in compatti per il futuro, quindi guardiamo i giorni che ci aspettano da attraversare in modo tale da poter bloccare questa pandemia. L'Etna si tinge di rosso e squarcia il bianco candido della neve. Ascoltiamo il contributo di Giulia Baudo. L'Etna si tinge di rosso e squarcia il bianco candido della neve. Alba intensa per il vulcano catanese, così come annunciato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. Quest'ultimo comunica che a partire dalle ore 4:19 l'attività stromboliana, già in corso precedentemente, si è repentinamente evoluta in una fontana di lava. Ci sono due distinti flussi lavici, uno si dirige verso sud-ovest, si ramifica a ovest e ad est di Monte Frumento Supino, mentre il secondo si dirige in direzione est all'interno della Valle del Bove. Il valore dell'ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene sul livello alto. Giulia Baudo per Antenna 1 Notizie. Novità nell'ambito dell'inchiesta Mazzetta Sicula. Il gruppo di Catania, Filippo Castronovo, ha rinviato a giudizio gli imprenditori Antonino e Salvatore Leonardi e altri 6 imputati. La prima udienza si terrà l'11 febbraio 2021 davanti alla terza sezione penale del Tribunale Locale. Un pregiudicato intimidisce i suoi debitori con aggressioni e minacce di morte. Il servizio di Santo Spartano. Pregiudicato intimidisce i suoi debitori con aggressioni e minacce di morte. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai danni di Giuseppe Raneri, noto come Peppe Castelmola. L'uomo è ritenuto appartenente al clan Cintorino di Calatabiano, articolazione territoriale del clan Cappello. Dalle indagini emerge che il soggetto, dopo il mancato pagamento di una somma di denaro, ha intimidito con violenza una persona che gli doveva dei soldi. Raneri, insieme ad altri due compari, ha minacciato ritorsioni nei confronti del debitore, prospettandogli
anche sparire le gambe se non avesse pagato. L'ennesima aggressione, verificatasi nel luglio 2019, è stata perpetrata dallo stesso individuo insieme a M.S. La vittima è stata investita con un'auto e poi violentemente percossa. L'aggredito ha riportato lesioni personali, tra cui un trauma cranico-facciale, uno al torace e un altro all'addome. Nell'ultimo episodio di violenza, accaduto lo scorso luglio, il pregiudicato, con l'ausilio di due persone, ha aggredito tramite una spranga di ferro il malcapitato, inseguendolo fino a casa. Santo Spartà, per Antenna 1 Notizie. Decreto di sequestro e contestuale confisca, nonché una misura di prevenzione personale nei confronti del pluripregiudicato Massimiliano Giuseppe Leonardi, che orbita nell'area di influenza del clan Cappello Bonaccorsi. Disposta la confisca di rapporti finanziari per circa 170.000 euro, beni immobili, tre veicoli e la totalità dei beni aziendali e strumentali dell'impresa individuale denominata Bar Tabacchi Alexander, con sede a Catania in viale Mario Rapisardi. I beni, del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, erano tutti intestati all'interessato e ai suoi familiari. Disposta l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di 3 anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Comunicato della Dasti per denunciare gli allagamenti in zona industriale a Catania, seguito del maltempo dello scorso weekend. Ascoltiamo Alessandra Lafarina. Con il maltempo torna a Catania il problema delle strade allagate e impraticabili. Dopo le piogge del weekend appena trascorso, importanti disagi sono stati registrati nella zona industriale, dove gli allagamenti impediscono puntualmente ai lavoratori, così come ai corrieri postali, il raggiungimento delle aziende. A sollevare la problematica la Dasti, tramite il proprio amministratore, la dottoressa Rossella Pezzino De Geronimo. Il problema reale, sottolinea l'amministratore Dasti, non è l'eccessiva pioggia, ma l'annoso disinteresse delle istituzioni preposte a garantire l'accesso in sicurezza degli operatori alla propria sede di lavoro in caso di condizioni meteo avverse. L'unico intervento effettuato dalle amministrazioni responsabili è stata la chiusura della via con le transenne, in attesa che il lago d'acqua piovana, lungo 1 chilometro, si asciughi naturalmente. Uno scenario insostenibile, una situazione letteralmente stagnante che, conclude, non può e non deve continuare, perché compromette il diritto e il dovere di fare impresa in sicurezza all'interno di un territorio vocato allo sviluppo economico. Alessandra Lafarina per Antenna 1 Notizie. Due aziende agricole di Caronia e Longi avrebbero indebitamente beneficiato di 700.000 euro di finanziamenti comunitari, cofinanziati dalla regione siciliana. Denunciati due imprenditori agricoli per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Muore dopo 6 giorni di agonia la 19enne Claudia Gucciardo di Ribera, nell'Agrigentino. Quest'ultima è stata vittima di un grave incidente tra il suo scooter e un furgone. La ragazza era stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta a causa dei gravi traumi riportati. I genitori della giovanissima, dopo il decesso avvenuto ieri, hanno deciso di acconsentire alla donazione degli organi della figlia. Gli odontoiatri chiedono di essere inclusi nel piano di vaccinazione anti-Covid-19. Maria Grazia Spartà. Gli odontoiatri siciliani hanno scritto una lettera all'assessorato alla salute retto da Ruggero Razza affinché vengano inclusi nel piano di vaccinazione anti-Covid-19. Questo è quanto accaduto a seguito di un'assemblea tra i rappresentanti della CAO, Commissione Albo Odontoiatri, degli ordini professionali dei medici e degli odontoiatri isolani. Ecco le dichiarazioni di Giuseppe Renzo, presidente della CAO messinese, che parla a nome del coordinamento interregionale delle commissioni per gli affari odontoiatri di Sicilia e Calabria. Sembra siamo stati dimenticati, nonostante la nostra figura sia in prima linea per intercettare i pazienti e come tale rappresentanza una categoria a rischio. Ho riunito i presidenti della CAO delle 9 province siciliane per pretendere l'immediata inclusione nel piano vaccinale anche degli odontoiatri e delle assistenti degli studi odontoiatrici. Auspico vivamente che l'assessore Razza, sempre attento e disponibile nei confronti della nostra categoria, soddisfi questa necessità di tutela della salute, assolutamente importante e indispensabile, nell'intento comune di allontanare il più possibile il rischio di nuovi contagi durante le visite e gli interventi ai nostri pazienti. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Infine lo sport, giorni frenetici in casa Calcio Catania. Tutto pronto per la firma sul contratto che avvia il closing per il passaggio della proprietà al gruppo imprenditoriale di Gioia Tacopina. E con quest'ultima news termina questa edizione del nostro radiogiornale da Gianluca Virgilino. Buon proseguimento.